1580, dopo un assedio di 3 giorni, l'esercito inglese decapita oltre 600 soldati e civili irlandesi e papali a Damon Oer in Irlanda. Sebbene i difensori alla fine si arresero, la maggior parte di loro fu poi massacrata per ordine del comandante inglese, il Lord Deputato d'Irlanda Arthur Grey. 1731 nasce Henry Cavendish, fisico e chimico inglese che scoprì l'idrogeno. 1877 nasce William Morris, pioniere dell'automobilismo e fondatore della famosa casa automobilistica inglese. 1881 il Savoy Theatre, il primo edificio pubblico ad essere illuminato dall'elettricità, viene inaugurato con una rappresentazione di Patience di Gilbert and Sullivan. 1903 Emmeline Pankhurst fonda l'Unione Sociale e Politica per l'Emancipazione delle Donne in Gran Bretagna. 1928 Giorgio V apre il Tiny Bridge. 1957 un'importante perdita di radiazioni viene rilevata presso la centrale nucleare di Windscale. 1961 a seguito di un'eruzione vulcanica l'intera popolazione dell'isola di Tristan da Cunha nell'Atlantico meridionale viene evacuata in Gran Bretagna. 1971, dopo essere stato venduto a Robert McCulloch, poi smantellato e trasferito negli Stati Uniti, il vecchio London Bridge riapre a Lake Havasu City, in Arizona. 1980, il primo ministro Margaret Thatcher pronuncia il suo memorabile discorso «Invertire la marcia se vuoi» alla conferenza del suo partito a Brighton. 1996, un pescatore scozzese trova un messaggio in una bottiglia, era stato gettato nel mare del Nord nel 1914 per tracciare le correnti.